partiamo dalla notizia, perché insomma il fatto che tu sei giurato a Cannes Film ti ha convinto ad aprire un profilo su Facebook, il tutto per condividere i lavori e per riuscire, insomma, parliamo di Goodfellas e di quello che la DC ha fatto a monte per farvi partire preparati. Ma l'Arrietty Oscar sta facendo un grande lavoro che una volta probabilmente non è stato fatto per diverso tempo e che invece serve assolutamente per andare a Cannes. Ed è il lavoro di prepararsi per arrivare pronti a poter supportare il lavoro, a conoscere tutto il lavoro che è stato fatto. Oggi la polverizzazione dei media ha fatto sì che spesso molte operazioni neanche si abbia la possibilità di conoscerle, perché magari sono state fatte in un contesto specifico, per cui questo lavoro serve ad avere un quadro molto chiaro e preciso di tutto il lavoro che andrai a giudicare a Cannes e che troverai nella tua giuria, lavoro sviluppato nel tuo paese. Andare a Cannes oggi in un modo più leggero non serve a niente, anche perché quando entri in contatto con le realtà internazionali ti rendi conto che all'estero Cannes è vissuto come un momento fondamentale per la nostra industria, per cui gli stranieri si preparano, arrivano pronti per portare a casa il risultato, non vanno a farsi una settimana di vacanze al palais. Certo, mi dicevi prima, perché hai iniziato anche a guardare i lavori internazionali, poi categoria film che quest'anno insomma è un mondo perché comprende tutto, quindi vastissimo. La categoria film è molto ampia, nel senso che non c'è solo la TV intesa nel senso tradizionale del termine, ma ci sono i short film per internet, long film, film series, branded content e interactive video, il che significa che è una categoria enorme dove praticamente finisce tutto quello che va in video. Sarà estremamente interessante giudicarla, perché personalmente è un momento anche di ricerca, durante il quale probabilmente avrò la possibilità di farmi un quadro molto attento di tutto quello che è stato sviluppato nel mondo, cosa che oggi con i ritmi che abbiamo a volte risulta molto difficile. Però parliamoci chiaro, insomma, soprattutto in una categoria come quella dei film, i budget fanno la differenza. Noi insomma, nel nostro mercato se ne vedono pochi, no? Prendiamo ad esempio un Brasile, ma si vede anche dal numero di lavori che scrive che le cose lì vanno a gonfie vele. Heineken a parte, che ancora continua ad avere dei budget consistenti, il resto no, e questo penalizza. Vedi qualche lavoro secondo te che può essere degno di nota? Insomma, riusciremo a sorprenderci come l'anno scorso? Allora, di sicuro non saranno lavori a fare la differenza, lavori che hanno goduto di budget straordinari, perché purtroppo da quel punto di vista in Italia siamo molto penalizzati. Potremmo avere qualche chance nella TV, nella categoria proprio TV, con qualche piccolo lavoro che magari fa un exploit, ma non mi sembra che ci sia la case che sfonda e rompe il muro e l'indifferenza in maniera sicura, certa. Però ho visto, mi hanno mandato diversi lavori di tutte le agenzie con le quali sono in contatto che hanno iscritto, e devo dire che qualche bel lavoro c'è. Ci sono anche dei cioè puoi farci dei nomi. Quello che mi piace molto, sviluppato dalla VAS a Parigi, però dai creativi italiani che lavorano per il mercato internazionale. Ho visto qualche lavoro localmente interessante, anche esecutivamente, però diciamo non mi voglio esporre, perché poi purtroppo magari dai delle delusioni. Tutta la fase delle shortlist hai poco da fare, nel senso che la vera discussione la faremo dopo che saranno state decretate shortlist, quindi se ci sarà qualche lavoro da supportare sarà dopo questa prima fase, però magari qualche exploit lo possiamo avere. Io credo che ci siano più opportunità per l'Italia nelle categorie di cui parlavamo prima, quindi nei branded content e negli internet film.
A livello internazionale hai visto dei lavori, insomma, che ti hanno fatto dire wow, cioè che ti hanno lasciato, insomma, a bocca aperta e che possono anche segnare nuove tendenze? Ecco, vedremo nuove tendenze in questo campo. Ma allora, la vera nuova tendenza secondo me è quella, cioè, secondo me si è aperto uno spartiacque tra lavori con grandissimo valore aggiunto in termini esecutivi e una componente di entertainment fortissima. Lavori che invece, soprattutto nelle categorie come i branded content, che abbattono completamente il filtro tra la marca e il consumatore, le problematiche di business di quel prodotto, di quella determinata marca, e che quindi hanno un approccio molto diretto a smontare proprio il brief, dando una risposta diretta al consumatore. Quindi c'è da un lato un approccio molto direct, quindi senza filtri assolutamente, dall'altra parte invece si è enfatizzata notevolmente la componente di entertainment, per cui hai dei film, degli approcci metaforici e dei trattamenti estremamente affascinanti che dai quali non puoi non farti coinvolgere. Quindi credo che si siano delineati questi due filoni. Chiudendo, guardando insomma a te, un anno bello impegnativo, perché a parte questa giuria a Cannes, la nomina insomma a livello EMEA per il tuo gruppo, quanto conta, ecco, spaziare e andare un po' oltre i nostri confini? Ma oggi secondo me ci sono due ordini di motivazioni per, se hai queste opportunità, cavalcarle. Una, trovare quell'energia o comunque respirare quell'energia che a volte in paesi che hanno delle problematiche di mercato come il nostro tendono a essere talmente faticosi da toglierti a volte la motivazione, mentre avere una finestra sul mondo più ampia ti permette di ritrovare quegli stimoli, quell'entusiasmo, quella gioia di fare questo lavoro in altri mercati, grazie a Dio, non si è persa. Per altri versi è una grande opportunità per il gruppo di avere un contatto diretto con tutto quello che succede in giro per il mondo, per cui per noi italiani è difficile entrare in questi circuiti con dei ruoli, quindi quando hai la fortuna di poter accedere, credo che bisogna fare il possibile affinché il gruppo in cui lavori possa beneficiare di questa opportunità che ti viene riconosciuta. Certo, implica degli enormi sacrifici, perché il tempo è quello, lo devi dividere in mille pezzi e mille impegni, però credo in un momento così complesso avere queste motivazioni sia un valore aggiunto che è bello, sul quale è bello poter investire del tempo.